con nuovo innalzamento dei contagi, con la conseguenza di delibere che vanno in direzione di quindi altri blocchi e altri divieti. Ma è chiaro che nel momento in cui non si riesce a rafforzare la capacità sanitaria di controllare il virus, e le devo dire la verità, dopo 7 mesi ci saremmo augurato qualcosa in più da parte della regione Campania, ma anche del governo nazionale. Invece andiamo sempre sulle scelte ormai quelle scontate, quindi che c'è da commentare? È chiaro, se in questi 7 mesi non si è rafforzata la capacità di controllare il virus, non si è rafforzata la capacità di arginare i focolai, non si sono aumentati i posti letto adeguatamente negli ospedali, non si sono attrezzati ambulatori, medici di frontiera ed altro per cercare di comprendere immediatamente la fonte di contagio, le misure sono quelle di sempre. Ci stanno preparando evidentemente a un nuovo lockdown, che è il fallimento politico di chi ha gestito di questi tempi la sanità pubblica. E non mi riferisco ovviamente ai medici, non mi riferisco agli infermieri, non mi riferisco al personale sanitario, che hanno il nostro plauso e la nostra sincera e profonda gratitudine. Ancora una volta si scarica sul cittadino, vedete il video di De Luca aggressivo e violento nei confronti dei ragazzi fuori dalla scuola, ce la si prende con il ristoratore che alle 23 deve chiudere, con una misura assolutamente inutile, perché se vuoi evitare gli assembramenti non è questa la misura, anzi dovresti cercare di allargare gli orari in modo da evitare le concentrazioni, ma è un modo per far vedere che si fa qualcosa, che quindi ci si mette un'altra volta la medaglia di salvatori della patria, invece forse la gente dovrebbe incominciare ad aprire gli occhi delle responsabilità sanitarie che hanno determinate istituzioni e determinate persone, come un'altra volta ce la si sta prendendo con gli ultimi, che sono appunto i cittadini, gli operatori economici, le persone che ogni giorno tra mille difficoltà adesso devono cercare anche a superare il grande ostacolo della pandemia. Ecco, il Covid sta facendo grossi danni anche dal punto di vista del campionato di calcio, la prima vittima è il Napoli. Beh, innanzitutto trovo assolutamente sgradevole che una squadra di calcio, tra l'altro la Juve, la squadra che ha vinto tanti campionati, che dovrebbe essere la squadra più blasonata d'Italia, vada a vincere con un sotterfugio la partita a tavolino. Insomma, sarebbe stato un gesto di grande correttezza e anche di bon ton, quello pur di dire che magari non si era d'accordo su quello che è accaduto, ma di non andare a vincere la partita a tavolino, e quindi credo che questa decisione con il ricorso del Napoli verrà rivista. Poi anche qui ci troviamo di fronte all'incapacità degli organi competenti di gestire in maniera adeguata la ripresa del campionato. Io mi chiedo, ma per quale motivo per i giocatori vigono regole diverse sul virus rispetto agli altri cittadini? Cioè, tutti i medici dicono, Istituto Superiore di Sanità, Comitato Tecnico Scientifico, che chi è entrato in contatto diretto con un positivo si deve mettere in quarantena a fare il tampone. Questo per i calciatori non vale, non vale al punto tale che siamo arrivati ai casi eclatanti come quello di Genoa-Napoli. È chiaro che poi arrivi a una situazione in cui si innesta anche la politica, si innestano cose anche poco chiare. Io penso che tutti hanno un po' capito che non credo che sia stata una scelta dell'ASL di andare a fermare il Napoli. Questo io personalmente non ci credo, poi magari sarò smentito, ma andiamo più, vedi, in altri campi. Invece di parlare di pallone ormai si parla di altro. Si parla di incapacità del governo di mettere in condizione un campionato di potersi giocare, di interessi economici, di lotte contrapposte, i tifosi allo stadio non ci possono andare, non si capisce perché se uno stadio ha 60.000 posti qualcuno mi deve spiegare perché ci debbano andare solo 1.000 quando ne potrebbero andare tranquillamente 20.000 con un distanziamento molto largo, con uno scaglionamento di entrate e uscite. Quando poi vediamo che nelle cumane, nei mezzi pubblici, e negli aeroplani ci sono tantissime persone vicine, senza distanziamento. Quindi stiamo appunto nel paese in cui ancora una volta abbiamo una contrazione della democrazia e un'alterazione della democrazia, perché alterazione significa che c'è gente che ci guadagna e fa consenso in tutto questo. Ecco, ma a proposito proprio di questa contrazione, ma quanto è legale, diciamo, il fatto che la pandemia debba essere sacrificata all'altare del business? Beh, questo infatti credo che merita una denuncia. La corsia preferenziale per il campionato di calcio è stata una delle pagine più ignobili, secondo me.
che adesso sta venendo fuori in tutta la sua potenza con la partita Juve-Napoli. Evidentemente l'incapacità, ma anche la distonia delle valutazioni all'interno del governo. Vedete, Spadafora dice una cosa, Speranza ne dice un'altra, la Lega dice una cosa, Federazione Italiana Gioco Calcio, l'ASL, la Juve, il Napoli. Si parla di tutto e non c'è più il calcio, non c'è più lo sport. Ecco, veniamo a questioni interne, alla querela con ANM, è perché il sindaco di Napoli ha aperto gli occhi e ha visto troppe casualità che ovviamente vanno verificate. Ma gli occhi li abbiamo tenuti sempre aperti e soprattutto anche le orecchie per terra. Quindi tutto ciò che sta accadendo e che è accaduto nei giorni scorsi non ha nulla a che vedere con il lavoro, con il sindacato, con l'amministrazione, con l'azienda, con la vita delle persone e con la malattia. Siamo stati di fronte a condotte criminali con l'obiettivo di mettere in ginocchio l'azienda, di provare a esercitare armi di pressione e di ricatto e di mortificare la dignità del popolo napoletano. Queste persone non sono degne di indossare la divisa del DANM. Quindi io mi auguro che si vada fino in fondo, si accertino le responsabilità e si ponga fine a questa pagina ignobile che non fa onore alla stragrande maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici, che non solo sono persone per bene, sono anche persone che vivono in contesti difficili, un lavoro complicato, e non fa onore nemmeno al sindacato, che ha una funzione nobile e che non deve difendere sempre e comunque chi si comporta male, perché se difendi sempre e comunque chi ha delle condotte criminali, vuol dire che o hai perso quella funzione etica che deve essere propria di un sindacato, o diventi connivente e complice rispetto a queste condotte indecenti. Ecco, c'è una grande speranza sul fronte economico anche da quello che deve arrivare dal Recovery Fund, sono circa 209 miliardi che darebbero un grosso respiro anche perché buona parte andrebbero al Mezzogiorno. Beh, speriamo innanzitutto che buona parte vadano al mezzogiorno. Qua dobbiamo lottare perché io non mi fido. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Noi per ora abbiamo presentato i nostri progetti al governo in maniera tempestiva, progetti importanti, sia come Comune di Napoli che come città metropolitana, che possono rappresentare una svolta in termini di infrastrutture, di lavori pubblici, di servizi, di opere per il nostro territorio. Ci siamo fatti trovare pronti. Ricordate che c'era chi diceva che, la città, che uno non ha la visione di città, non è in grado di programmare, non è in grado di avere strategie. Noi non solo siamo in grado di programmare, di avere visione, di avere strategie, avevamo pure i progetti a terra. Tanti progetti approvati anche in delibera, soltanto che non avevamo i soldi per poterli far partire. Adesso, se veramente arrivano una parte di questi fondi anche direttamente alle città, io credo che noi possiamo svoltare e mettere le fondamenta per un ulteriore periodo florido per la nostra città, dopo tutto quello che è stato fatto in questi anni, sicuramente fino al Covid, che poi ha sancito un po' nel mondo una sorta di livella, ha un po' anche fatto vedere di azzerare tutto ciò che era stato fatto, ma noi ci dobbiamo far trovare pronti alla ripartenza, senza mai mollare, soprattutto di questi tempi. Ecco, buona parte degli economisti dicono che plusvalore del recovery dovrebbe essere il MES. Beh, quello ci sono opinioni discordanti, c'è chi ritiene che non sia utile accedere a questi ulteriori fondi perché il guinzaglio, il legame forte che si viene a creare con l'Europa fa perdere un po' di sovranità al nostro paese. Io credo che mai come di questi tempi arriveranno, dovrebbero arrivare tanti denari. Il paese deve essere pronto a spenderli, spenderli bene e non farsi contagiare dal crimine organizzato, soprattutto quello dei colletti bianchi, che è pronto, insieme a una certa politica, a un certo sistema criminale, a mettere le mani sulla spesa pubblica. Di questo so che molto non si parla volutamente, perché mentre non si parla da una parte o solo pochi denunciano, altri già sono pronti ad approfittare.